Ciao a tutti ragazzi, io sono Negromante e benvenuti in questo nuovo video di Murdered Soul Suspect. Speriamo sia l'ultimo ragazzi. Dobbiamo finire da questa serie. Ho già tante serie pronte e inoltre spero abbiate visto il vlog in cui ho preso da PlayStation 4. Allora, com'erano i tasti? Non mi interessa, questi non c'erano niente, questi per teletrasportarsi, questi per vedere i fantasmi. E resto non serve a niente. Allora, per vedere i fantasmi ho detto, vabbè. Allora ce n'è uno, due, tre. Uno è andato raga, uno è andato. Sono questi altri due e basta, vero? Sì. Facciamo in giro così. Oh cavolo. Ciao. Non mi prendi. Dimmi che non mi prendi. Lo so che non mi prendi, dai. Ok, dai che ce la facciamo. Con calma ragazzi, con calma. Un bel respiro. È andata. Usciamo di qui. Subito. C'è il treno qua. E io come... Ah ok, di qua. Sbagliamo. Adesso il treno non dovrebbe passare, infatti. Ho appena ricevuto un messaggio. Hai sentito cosa è appena successo? Una cosa brutta. Una cosa brutta? No, è successo pochi minuti fa. La polizia è nel panico. Che è successo? Non so, ma sembra una cosa seria. Una brutta sensazione stasera. Ma io che fai a... che voce che mi è venuta qua. Non ce n'è davvero un modo per giustiziarli? No. Ma qualcuno è morto qui. Sarà giusta? Non lo so. Ma è pieno di fantasmi. Questo è il nostro maledetto treno che mi voleva prendere. Non avete capito niente, ma in realtà sono passato attraverso un treno. C'ho un raffreddore. E pure un po' di mal di testa. Cioè ce l'avevo nel passato. Almeno un po'. E questa è l'uscita. Mi sto perdendo. Dov'è l'uscita? Oh. Ah, questa. È questa. No, sbaglio. Come faccio a passare? Non posso più uscire.
mi ricordo neanche cosa devo fare. Esci dal museo. Lo farei, ma... non capisco come farlo. Bene ragazzi, come perdere tempo, insomma. Cioè, quella era l'uscita, no? Cioè, noi siamo entrati da qui, no? Non essere scortese. Però qui stavo parlando di una cosa brutta, forse devo ascoltare le conversazioni della gente. Hai visto che fai della polizia? No, siamo appena tornati da facendo il vostro. Magari ci sta qualcosa. Stavo guardando la partita. Cosa? Un crimine. Hai sentito che cosa ha detto quel tizio? È appena successa una cosa orribile a St. Benedict. Oh, la chiesa. Oh, che sta succedendo? Ho trovato l'uscita però. Era un giro contorto. Questo non è Rex. No, non è Rex. Era la polizia. La polizia non va bene. Che fretta avete, eh? Dove state andando? Andiamo. C'ho un raffreddore. Avete sentito questo rumore? Sono io che tiro con il naso su. E voi dite, ma perché tiri con il naso su? Bisogna tirarlo giù quando si ha il raffreddore. A me piace tirarlo su. Come fa a piacerti tirarlo su? Se fa male, è quello o quell'altro. Il raffreddore è peggiore, chi se ne frega. No, aspetta, questo è un vicolo cieco. Scusate se non parlo ragazzi, ma non parlo. Ho sbagliato strada? Mi sa di sì. Tutto di più. Tosse, raffreddore, mal di testa. Cos'altro manca? Questi chi sono? Ah, sono i tizi. È davvero qui. Sottordo sempre qui. Sarà la strada giusta? Non lo so, bene, allora raccogliamo questo. Strada sbagliata. Dai, come perdere tempo, insomma. Sempre e comunque. Cos'è quello, un albero? Dove siamo? Ah, qui serve il gatto per prendere robe extra. Ah, siamo arrivati al cimitero. Esattamente dove lo dovevamo andare. Ma forse da qui riusciamo ad arrivare alla chiesa. Piano. E siamo sempre qua. Ah, dovevo arrivare qui. Puoi andare di qua. Insomma, ce l'ho passato accanto.
Scusate ragazzi, devo mettere veloce per viaggiare. Comunque siamo arrivati. Sì, andiamo in chiesa a pregare come al nostro solito insieme a Don Matteo. Poliziotti e criminali si abituano presto a quelle luci rosse e blu. Ma non importa quante volte le hai viste, possono sempre farti gelare il sangue nelle vene. Perché sai che una volta o l'altra toccherà qualcuno che conosci. Grazie a Dio stai bene. No, no, Joy, no! Dannazione! Tenente, l'ho beccata mentre saliva dalla scala laterale. Dice che è amica del prete. Dov'è il padre Riccoli? Sta bene? Portalo nella mia macchina, voglio interrogarla io. E qualcuno dica a Broitz che la porta non si sorveglia da sola. Sì, signore. Non è una domanda difficile, per favore. Vaci piano con lei. Ehi, qualcuno sa dove batta? No, né alla centrale, né nel suo appartamento. Niente. C'è decisamente qualcosa che non va. Sul serio, non ho mai visto niente del genere. Un dannato rebus. Ecco che cos'è questa roba. Sembra... Devo trovare la scena del crimine prima che rimuovano tutte le prove. Ok, andiamo. Oh. Io odio gli stramaledetti demoni. Ok, uno è andato. Come faccio ad andare più avanti? Forse devo aspettare, fare con calma. Il fatto che sono ancora lì sarà un problema quando dovremo uscire. Questo tizio non ha rispetto per niente. È l'opera di un vero mostro. Beh, muoviti. Meglio restare qui finché non ho finito. Ho distrutto la statua. Oh oh. Eyes? Schiacciata, pezzi di statua, arma improvvisata. Okay.
così già l'indagine. Il patto si trascinava. Pesante, quindi deve essere qualcuno di forte. Nient'altro? Ok. Solo trovarsi null'altra. Ma che ci faceva qui l'assassino? Cercava Iris? O forse qualcun altro? Forse cercava Joy? O forse cercava il coso, il parroco? Posso teletrasportare? Allora devo teletrasportare. Mi dovete trasportare lì o no? Ah, sì. Non so come ho fatto, però... Merda, sì. Hai tanto già qua vediamo sta cosa. Spaventata, cadeva, ha bisogno di aiuto. Ok, poi. Signorina, mi serve? Ha smesso di parlare? Cosa sto possedendo? Che il gioco si è bugato. Sto possedendo il nulla. Mi sa che qui ci dovrebbe essere una signorina, ma non c'è. Vediamo qui in giro se c'è qualcosa. Beh, c'è questo morto qui. Sopraffatto. Nessuna speranza. Fracellato, in frantumi, via di fuga. Ora posso possedere la signorina che non c'è. Cosa può farle ricordare? Ah, si è scappato. Potevo già farlo all'inizio, vabbè. La ragazzina che scappava. Era lei che cercava. Non noi. Adesso è apparsa la tizia che dovevo... Vabbè. È ora di andare a bere qualcosa. Ok, gente, facciamo questa foto. Il ricevimento ci aspetta. Sì, va bene. Ok, va tutto bene. Andiamo a casa. Lasciatemi andare. È qui. Senti, stai indietro, hai capito? Ah!
c'entrava niente. Lui voleva Iris. Forse c'è qualche indizio nella stanza di Joy. Ok, scusate. Andiamo. Dov'era la stanza di Joy? Di qua. Oh cavolo, me lo ricordo, mi dispiace. Dubatteo è morto. No. E adesso come lo dico a Joy? Perché l'assassino era qui? Mi dispiace. Rosario. No. Qualcosa che si rompe. È Rosario, no? Todaka. No, ferita. Cioè, la ferita si rompe? Allora, scoperto, fissava. Per terra l'ho ruotato. Qua c'è qualcosa? Cosa ci faceva qui l'assassino allora? È stato interrotto. Ha ucciso. Beh, queste tre cose. Forse non è la compagna di stanza ideale. È un pochino scorbutica, ma sono sicuro che la camera ti piacerà e poi farete amicizia. Non si preoccupi, vado d'accordo con tutti. Ottimo. Eccolo, questa è la stanza. Padre, che succede? Scappa, scappa! Povero! L'assassino ha ucciso Iris, ma stava cercando Joy. Un altro vicolo cieco. Dov'è Baxter? Se non è qui, avrà un po' di cose da spiegare. E tu? Hai visto niente? Inseguiamo il gatto. Ecco. Buono lettino. Sono il tuo vecchio amico Ronan. Che diavolo era quello? L'assassino ha fatto cadere qualcosa nel condotto di aereazione. Forse il gatto può darmi una mano. Ok, comunque vedete le camere scarica, quindi potrebbe non finire male, cioè avete capito, la solita roba. Grazie per l'aiuto. Della casa del dipinto. Quella casa.
pure io. Dove hai già visto? È quella del dipinto. Casa del giudizio. Sì, son genio. La casa del giudizio. È lì che si nasconde l'assassino. Bene, ora possiamo andare. Non so come uscire. Che mi vede poi è come se non mi vedesse più. Strano, dai, non è facile da sconfiggere, forse. Ah, non sa salire le scale. Che devo un idiota. Ok, ce l'ho fatta, dai, dai. Oh, non ti bloccare. Ok. Oh cavolo. Grande. Grande mago.
Andiamo, andiamo, andiamo dall'assassino. Parapunzipo, andiamo dall'assassino. Se ce la faccio, ce la faccio. Siamo arrivati. Un tempo questo posto era uno splendido museo. Oggi è solo una catapecchia malfamata. Non augurerò al mio peggior nemico di metterci il piede. Paura dei fantasmi. Ah no, aspetta, solo un fantasma. Battute così. Ops. Cos'è? Come dice proprio dalla strada? Non so cosa sia. Cioè non riesco a capire. Lo so che arriveranno demoni. Ah, forse arrivano quando ho finito di indagare, mi sembra. Non me lo ricordo. Questo l'ha scritto. Sembra di più la stanza dell'assassino che c'era là della polizia. Scoperta terza il piccagione, tre recenti omicidi per il piccagione riportano alla memoria il vergognoso passato di Sale. Quindi sono le vittime e metodi di esecuzione, oggetti personali, serie di omicidi. Qui c'è un cammino. Il diavolo mi ha costretto, insieme a Costuder si difende dalla condanna del plurimo omicidio. Un attimo. Omicidi simili, assassini diversi, ad anni di distanza. Se saranno immolati a vicenda, sarà una costellazione. Che cos'altro è nascosto qui dentro? Mostro. E quello cos'era? Era un rumore. Ecco il periodo. Infatti, lo sapevo.
sono solo due. Ok, dai che ce la facciamo. Devo trovare. Intanto questo lo prendo. Ho preso un colpo. 4. Sono 4. No, qua è pericoloso. Qua cercherò di eliminarne almeno 2. Quei 2 non credo che siano troppo un problema. Proviamo con sto corvo. Proviamoci. Ce la si può fare, oh. Ce la si può fare. Con calma. E molta voglia. Ce la si può fare. Ok, uno è andato. Bisogna cercare di uccidere questo qui. Quei 2 non sono un problema per ora, almeno per ora. Questo qui direi. Aspettiamo che si giri verso dove sono girato io e corriamo incontro e lo uccidiamo se riusciamo. Scusate, boh. Devo andare in bagno. Ma non me ne frega.
praticamente non possono andare più, cioè non possono andare oltre una certa zona, perché sembrerebbe ancora inseguito. Ah, figa sta roba, abbiamo un loro punto debole. Per esempio quei due li posso inseguire tranne fino lì. Roba buona, buona e giusta. Andati, ci sono sti due. Dove sono? Sono arrivato? Sì, sono arrivato. Cartello. Wow, non avevo capito. Dio santo, Baxter. Avrei dovuto essere io a fermarti. Ronan, ma che diavolo succede? Bastardo, perdere il dito. Perché l'hai fatto? Perché hai cominciato la caccia alle streghe? Perché hai ucciso quelle ragazzine innocenti? Pensi che sia io l'assassino? Sei pazzo? Io non ho ucciso nessuno. Devi aiutarmi. Dove diavolo siamo? Dobbiamo uscire di qui. Dobbiamo uscire di qui? E da quando siamo amici, eh? Ah, ah, ah. Ora mi dici che cosa è successo. Chi ti ha ucciso? Chi ti ha ucciso? Il killer della campagna, idiota. Ma non sono riuscito a vederlo in faccia. Dov'è l'assassino? Dov'è l'assassino? Non ne ho idea. Potrebbe essere ovunque, ma mentre lottavamo ha detto una cosa che non ho capito. Aspetta un attimo. L'assassino ti ha parlato? Non molto. Devo aver toccato un tasto valente. Gli ho detto che presto sarebbe venuto la sua ora. Lui ha risposto: conosco la morte. Il mio strumento di morte colpirà ancora stanotte. Il mio strumento di morte? Ma uccide ogni volta in modo diverso, non capisco. Già, nemmeno io. Dobbiamo scoprire cosa significa. Che cosa ci facevi qui? Perché sei venuto qui? Seguivo una pista. Non ho mai smesso di lavorare al caso. Quella medium, Cassandra, mi ha aiutato. Abbiamo scoperto che il killer della campana si ispira alle esecuzioni delle streghe e che le sue vittime sono delle sensitive. Non potevo lasciar perdere, anche se Rex mi ha degradato. Ecco perché eri al museo. Dov'è Cassandra? Sai dove si trova Cassandra? È ancora viva. Quando ho controllato stavo bene. L'ho portata fuori città, in un posto sicuro. Ma allora è viva. Ero sicuro che fosse morta. Joy sarà felicissima. Non meritava di rimanere sola al mondo. Conosci Joy? Cassandra ti ha mai parlato di sua figlia? Non stava zitta un minuto. L'abbiamo cercata per giorni, ma era troppo pericoloso. Cassandra mi ha supplicato di trovarla, ma non ci sono ancora riuscito. Non ci crederai, ma è lei che mi ha aiutato stanotte. Beh, certo, da solo non saresti mai arrivato fin qui. E tu invece sì, senza sua madre. Ok, torna da Cassandra. Controlla che stia bene e riportala alla centrale. Che cosa facciamo? Controllo cosa c'è in cantina. Mi verrà in mente qualcosa. Spero. Speri. Stiamo giungendo al termine di questo episodio. Mi dispiace in realtà per Baxter. Non è vero, un brutto bastardo, figlio di puttana. Cioè niente. Di qua. Oh. E di qua, sì sì. Se si scende da cantina. Che diavolo è successo qui? Sì.
faceva... parlava. No! Aspetta. Affittato accusava. Dov'è? Affittato severo. Accusava... sentenziava, ok? Di giustizia, ma conosci la tua colpa e riceverai la punizione che ti meriti. Ok, di qua cosa c'è? Una prigione della prigione. Incatenata. Fiamma spenta. Oh, ma sempre lei. Ah, beh, c'è anche qualcosa qui. È il simbolo. Chi l'ha disegnato? È messa lei. Imprigionata e implorata. Non c'è giustizia in questo tribunale. Forse posso già trovare la risposta. Che cosa è successo qui? Beh, il giudice Abigail, questo, esatto. Tu chiedi giustizia, ma conosci la tua colpa e riceverai la punizione che ti meriti. Non c'è giustizia in questo tribunale. In quest'aula non c'è posto per i tuoi deliri omicidi. Sei una miscredente in combutta con il demonio. Questa sera le famiglie delle vittime innocenti delle tue calunnie avranno finalmente giustizia. False accuse. Che sono questi disegni senza senso? Il mio stimo brucerà con una lacrima di questa città. Noi potete ci vorranno eternità. Le campane suoneranno a morto per ogni strega di sale. Aspetta, a uccidermi è stata Abigail. Lei il killer della campana. Com'è possibile? Devo andarmene di qui, devo trovarla. Colpo di scena. Era ovvio, dai. Era solo la tizia a caso all'inizio, era ovvio. Pronto? Rex è arrivato? Stava portando l'indagata alla centrale, ma non risponde né alla radio né al telefono. No, non è qui, vi teniamo informati. Lo giuro. Merda, se Rex non si trova, le sarà successo qualcosa. Dove hai portato Joey, pezzo di merda? Dove avrà portato Joy? Abigail è il killer. Il suo strumento di morte. Aspetta, il suo strumento di morte? Attivo. Ah, ho capito. Della sua morte e dove l'hanno impiccata? Il patibolo al museo. Vieni tu, Ron, sto arrivando. Beh, usciamo di qui insieme, così sappiamo se succede qualcosa. Ok, stiamo andando dalla parte giusta. Perché non posso passare di attraverso? Cioè. Si è buggato! No! Si è buggato! Che palle!
Abigail mi ha lanciato l'incantesimo dei bug. Qualcosa di sto tipo. Che palle. Mancano 4 minuti comunque alla fine di questo video. Quindi aspetto. E poi cambio le batterie. Credo che il prossimo episodio sarà l'ultimo. È durata poco questa serie, ma in realtà tanto. A me è piaciuta, spero anche a voi. Comunque, a breve, prototype. Aspetta, sono dalla parte giusta. Città. Ah, che figo, ho saltato tutto quello che dovevo saltare senza accorgermene. E vai. Ancora il solito caricamento. Credo che raggiungiamo il museo e poi chiudiamo qui. Il prossimo episodio sì, è proprio l'ultimo, mi sa. Quindi, visto che è l'ultimo, metterò la roba bella a fine. Cioè, questi episodi li sto facendo lunghi grazie al fatto di quella roba lì che praticamente rende la qualità bassa, però video più lunghi. Quindi, visto che la qualità è alta, è tipo 24 minuti, visto che è l'ultimo episodio e dura mancano tipo 5 minuti, mi sa. Di gioco intendo, credo che usiamo la modalità quella con la qualità alta. Cerchiamo di raggiungere l'effetto del museo, così ripartiamo esattamente da lì. E poi ragazzi, anche questa serie è finita. Perché dico anche, non lo so, è la prima serie che finiamo ragazzi. Sono molto fiero, è un bellissimo videogioco con una trama bellissima, spero faccia dei sequel. Perché è troppo bello. Cioè, se devo fare il sequel ammazzo qualcuno. Sì, eccolo qui il museo. Bene ragazzi, allora noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà l'ultimo episodio di questa straordinaria serie. E poi credo che cominceremo con Prototype. E dopo Prototype abbiamo Prototype 2 e avevo accennato e mi sa che lo faccio, Call of Duty Ghost. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao, addio. Essere inutili, sono troppo figo, sono Ronan o Condor. O Condor è il cognome, non è che dico Ronan o Condor, non mi ricordo, l'ho già detto troppe volte. Addio.